Mi dispiace, avrei voluto fare questo video bene, con uno studio dietro, ma ve lo beccate così. Sempre per il tema di carnevale, dato che abbiamo parlato di maschere, mascherine, di trucco a tema e cose del genere, dato che la settimana di carnevale ancora non è finita, ho pensato di portarvi per i preferiti di Joe i miei travestimenti preferiti. Come sapete dal video che vi ho fatto del make-up poraccio, ma ve ne sarete accorti in generale, quando ero più giovane e andavo alle feste in maschera, mi facevo dei trucchi veramente pazzeschi. Cioè, io curavo, ho sempre curato tantissimo quando mi travestivo da qualche cosa. E di conseguenza, appunto, oggi vi porto i travestimenti che ho preferito nella mia carriera, ecco, in generale. Vi dico, come vi ho anticipato nell'intro del video, che non è fatto benissimo questo video perché il tema mi piace ed è azzeccatissimo, ma purtroppo, causa cancellazione del primo profilo di Facebook, io ho perso tantissime foto di questi travestimenti. Quindi andate sulla fiducia, io ve li elenco chiaramente. Non ho foto di tutti i travestimenti che ho fatto tra danza e mica danza, alcune perché sono in questo momento nell'archivio delle fotografie della scuola di danza, altre le avevo salvate su Facebook, appunto sono andate perdute insieme al profilo che ho dovuto cancellare. Perciò di quelle che ho vi metterò la foto, le altre andate sulla fiducia. Il travestimento che ho fatto in autonomia, quindi che ho deciso io, che mi sono costruita io, che secondo me mi è venuto meglio in assoluto, è quello di Chucky, la bambola assassina. In quel periodo mi ero innamorata completamente della saga della bambola assassina, che penso conosciate tutti. Avevo deciso quell'anno di travestirmi per Halloween da Chucky, quindi mi ero comprata apposta la salopette e poi avevo preso anche lo spray arancione per farmi i capelli. Mi ricordo tra l'altro che trucco perfetto, mi era venuto tutto benissimo, avevo fatto anche le foto, tutto bellissimo, però quella salopette, ragazzi, per tirarla via, un casino, perché le salopette lunghe sono bellissime, ma il problema è che se te le prendi aderenti, altro che paio di jeans. Mi ricordo anche perfettamente che quella sera andando a dormire, non vi dico, quell'arancione nei capelli dove non sia finito, perché era comunque un colore temporaneo, ma era una lacca colorata, è finita ovunque, cioè ho sporcato tutto di arancione, il giubbotto compreso. Infatti quel giubbotto in buonissimo stato me lo sono tenuto sfumato di arancione sul colletto per anni prima di buttarlo. Al di là di questo, è stato comunque uno dei travestimenti più riusciti degli ultimi anni. Un altro travestimento che purtroppo non ho potuto sfoggiare è quello da filtro di Snapchat. Questo non ve lo racconto più di tanto perché ho fatto un video proprio sul canale dove vi faccio vedere come è stato fatto questo trucco, che vi lascio qua sopra. L'avevo pensato per una festa di Halloween. Volevo essere originale, quell'anno andava tantissimo Snapchat e c'era questo filtro dell'alieno. Il problema qual è stato? Che io mi ero truccata con questo trucco bellissimo per una festa a tema a Milano. Il problema è che una volta raggiunto il posto si è scoperto che i bagarini avevano venduto un sacco di biglietti in più per un posto che era un buco praticamente, quindi in realtà poi ci siamo fatte rimborsare. E quell'Halloween con le nostre belle maschere e le mie amiche eravamo andate al supermercato. È stato l'ultimo Halloween che ho festeggiato, penso. Un altro trucco che io ho adorato perché era uno di quelli di quando ero piccola, di cui costume mi ha fatto mia nonna, perché mia nonna, quando le dicevo devo vestirmi da questo per il carnevale, per Halloween, bababà, lei mi faceva il costume. Questo costume è entrato nella storia ed è Pippi Calzelunghe. Pippi Calzelunghe, sapete che è uno dei romanzi della mia infanzia. Avevo ancora i capelli più lunghi di adesso, cioè ce li avevo veramente lunghi, mi ero fatta le treccine con il fil di ferro, tutto bello, insomma è una maschera classica per i bambini, però la ricordo sempre con piacere. Un altro costume di cui sarò sempre grata alla mia nonnina è quello da Mulan, in veste di aspirante moglie, ecco, insomma, quando deve andare a fare l'esame, che c'è tutto questo, questa vestizione, questo trucco me l'aveva fatto la mia mamma, invece il costume me l'aveva fatto paro paro mia nonna, era identico. Quel costume c'è ancora da qualche parte nei meandri della costumeria. Mi era dispiaciuto tantissimo perché avevo partecipato con quel costume a una gara e non avevo vinto manco mezzo ciupa ciupa. È stata una delle delusioni più grandi della mia vita. Aveva vinto una mia amica che si era travestita da Madonna.
Effettivamente forse era più originale come costume. Qua andiamo su un costume che se mio fratello guarderà questo video se lo ricorderà perfettamente perché è stata una combo bellissima. Festa di carnevale in scuola di danza, decidiamo io e mio fratello di animare il pomeriggio ai bambini e di travestirci da qualcosa che fosse riconoscibile. E abbiamo deciso di travestirci da Jesse e James, alias da Team Rocket. E io mi sono comprata la parrucca, mi sono confezionata tutto questo costume bellissimo. E ho fatto un figurone. A parte la messa in piega, diciamo, di Jessie, che era impossibile a livello fisico da rendere, salvo che non mi facesse una parrucca di cartapesta, in generale il risultato è stato bellissimo. Peccato che poi, una volta che ci siamo trovati davanti ai bambini, ci siamo resi conto che nessuno ci riconosceva. Un altro costume che io ho adorato, ma che forse ho indossato nel momento peggiore della mia vita a livello fisico, quello da Sailor Jupiter. Sailor Jupiter, sapete che è la mia Sailor preferita. Mia nonna, sempre santa donna, mi aveva fatto il costume spiccicato che non ho mai indossato per una festa di carnevale perché un po' osé direi, perché era identico, quindi compresa la mini micro gonna inguinale. L'avevo però indossato per uno spettacolo, lo spettacolo di Natale in cui in quella coreografia ognuno si travestiva da qualcosa. Io avevo deciso di travestirmi da Sailor Jupiter perché appunto mi intreppavano queste cose. Poi tra l'altro, vabbè, facendomi la coda, comunque la Sailor Jupiter si rendeva abbastanza bene, quindi uno dei costumi meglio resi della mia vita. Sempre per la stessa coreografia che abbiamo riportato giustamente anche a Carnevale, mi sono travestita invece da SpongeBob. Io avevo una maglietta meravigliosa con la facciona di SpongeBob che avevo preso, se non mi sbaglio, da Bershka nella zona uomo, perché all'epoca ero un po' in carne, diciamo, quindi trovare delle magliettone da donna era molto difficile, quindi andavo nella zona uomo e avevo preso questa maglietta di SpongeBob perché andavo in trip con SpongeBob, mi piaceva tantissimo. Mi era piaciuto un sacco travestirmi da SpongeBob anche perché essendo il faccione di SpongeBob sembravo proprio SpongeBob, a parte la forma quadrata, ma dovendoci ballare dentro non pretendiamo troppo. Sempre per uno spettacolo mi sono travestita da Kung Fu Panda. C'è stato un Natale dove il tema dello spettacolo era molto libero, dove rappresentavamo Kung Fu Panda che era uscito proprio quell'anno e io mi ero travestita da Panda. Era quell'anno che ero entrata in fissa con i Panda per non uscirne più praticamente. Costumino normale, ecco, insomma, un Panda è semplice da rendere, però mi ricordo piacevolmente questo travestimento. Di questo sicuramente non ho una foto, ebbene sì, un Halloween mi sono travestita da Bellatrix Lestrange. All'epoca avevo i capelli a boccolosissimi e molto più lunghi di questi, mi arrivavano a metà schiena, quindi rendere, diciamo, i capelli di Bellatrix è stato molto semplice. Il trucco, mi ricordo che è stata la prima volta che mi sono andata a cercare un make-up tutorial su YouTube per andarlo a seguire, mi ero comprata tutte le cosine apposta ed era venuto da Dio, mi sentivo tipo in faccia un mascherone di ombretti vari ed eventuali, però vabbè, dai. Per lo scopo ci stava. Il costume, inutile dirvelo, me l'ha sempre fatto mia nonna, compreso di corsetto, di maniche con tutti gli intrecci, cioè bellissimo. Ed è stato l'unico costume potteriano che io abbia mai fatto, nonostante io sia una grandissima fan della saga. Gli ultimi tre costumi che vi porto sono tre costumi che ho utilizzato sempre per danza, alcuni recenti, altri un po' meno. Memorabile il costume di Giovanna d'Arco. C'è stato un anno dove come spettacolo abbiamo fatto le rivoluzioni che hanno cambiato il mondo e io dovevo interpretare un assolo e ho deciso di rappresentare questo grandissimo personaggio della storia. Avevo i capelli corti, quindi ci stava da Dio, avevo sta gonna rossa sopra, mia mamma si era ingegnata per crearmi una specie di corpetto armatura e io sono molto legata in generale a quell'esibizione perché è stata l'ultima esibizione in punta, l'ultimo assolo, me l'ero creato io mettendo, mixando vari esercizi che mi venivano bene e insomma ogni volta che mi vedo lì mi amo tantissimo e quindi non posso che amare anche il travestimento. Ovviamente non poteva mancare Pocahontas. Come sapete, forse ve l'ho detto quando ho fatto la recensione del cartone, che abbiamo rappresentato questa storia 4 anni fa, nel 2017.
e che io ho fatto la protagonista, quindi avevo questa parruccona lunghissima nera e il costume più o meno simile, più simile possibile. L'unica cosa diversa era la collana, però quel costume rappresenta tantissime cose, rappresenta una vittoria perché dopo anni e anni di danza sono diventata la protagonista, che non è così scontato che la figlia dell'insegnante sia protagonista di un balletto, io me la sono sudata di brutto. E poi insomma è legato un sacco di ricordi, di la recitazione, rappresentare la mia principessa Disney preferita, tutto bellissimo. L'unica cosa che ho aggiunto di quel costume è stato una fascettina in testa, perché quella parrucca era veramente invadente ballando e se non avessi avuto quella fascetta in testa sarei diventata Cugino Hit tempo zero. L'ultimo costume è, penso, uno dei primissimi costumi di danza che io ho indossato quando abbiamo fatto Anastasia nel lontano 1999, alla tenera età di 6 anni. Ho fatto Bartok. Allora, il costume in sé era molto semplice, era questo body con tutulette, quindi un tutù corto così, bianco, con attaccate le ali, ovviamente questa calzamaglia passamontagna con le orecchie, poi avevo sto nasino rosa. Mi ricordo che quel body, io ogni volta che lo vedo, mi viene subito in mente quel travestimento. A quel body io sono affezionatissima e se potessi lo indosserei, o se non potessi indossarlo, cosa molto probabile, lo incornicerei da qualche parte in casa mia. Un giorno lo farò, farò un furto e andrò a rubare quel body che è mio di diritto. Questo preferiti di Joe è finito, adesso voglio sapere quali sono i vostri best travestimenti ever qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, se pensate che questi travestimenti possano essere di ispirazione ai vostri amici, parenti e conoscenti, condivideteli su tutti i vostri social. Se volete supportarmi ulteriormente, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo sabato 20 febbraio con Cartoon Joe. Invece, il prossimo Preferiti di Joe sarà l'11 di marzo. Un bacione e ci vediamo alla prossima!